Nella Divina Commedia, le creature angeliche sono in primo luogo gli angeli buoni, ma in diversi passi Dante descrive anche gli angeli ribelli, divenuti diavoli, e persino quelli neutrali, entrambi protagonisti della ribellione primordiale che ha dato forma ai tre regni dell'oltretomba. Un ruolo diverso e teologicamente più rilevante riveste l'intelligenza angelica, che agisce sul creato e sugli uomini attraverso l'influsso degli astri. La virtù, che proviene da Dio, viene distribuita dalle mediazioni angeliche nelle stelle fisse dell'ottavo cielo, che dall'alto influiscono sul mondo degli uomini. Le gerarchie angeliche sono i motori dei nove cieli che si trovano all'interno dell'immobile empireo. Gli angeli in senso stretto occupano il cerchio meno veloce e meno luminoso tra i cerchi dei cori angelici che Dante descrive nel primo mobile. Gli angeli sono quindi i più vicini agli uomini e i meno beati rispetto agli altri spiriti degli otto cori più prossimi a Dio. Corrispondono infatti anche al cielo più basso e imperfetto, quello della Luna. Il secondo cielo, di Mercurio, è presieduto dagli arcangeli. Una particolare importanza riveste nel poema l'arcangelo Gabriele, che nella Bibbia annuncia il concepimento di Giovanni Battista e l'incarnazione di Gesù. I cieli successivi corrispondono alle intelligenze angeliche dei principati, delle podestà, delle virtù, delle dominazioni, dei troni. L'ottavo cielo, delle stelle fisse, è presieduto dai cherubini, mentre il primo mobile è mosso dai serafini. La struttura stessa del paradiso è l'insieme ordinato degli angeli e dei beati. Tra gli angeli che compaiono nelle prime due cantiche della Divina Commedia figura anche il messo divino, che mette in fuga i diavoli e apre le porte della città di Dite. Lo stesso Lucifero ha la grandiosità di un angelo decaduto, rovesciato da essere splendido a creatura mostruosa. Dante cita anche gli angeli neutrali, che sono relegati nel vestibolo dell'inferno insieme agli ignavi. Nel Purgatorio, la comparsa degli angeli è frequente e determinante nella costruzione narrativa. L'angelo nocchiero conduce le anime alla spiaggia del Purgatorio, facendole quindi incontrare a Dante. Nella Valletta dei Principi, due creature angeliche sorvegliano le anime e le proteggono dal serpente. Sono angeli anche i guardiani del Purgatorio, come l'angelo portiere che segna con la spada le sette P sulla fronte di Dante. A guardia delle cornici sono posti altri angeli che cantano salmi e inni, come l'angelo dell'umiltà, che intona Beati Pauperes Spiritu, quelli della misericordia, della mansuetudine, della sollecitudine, della giustizia, della temperanza, della castità, fino all'angelo custode del paradiso terrestre.